Buon pomeriggio dal Porsche Festival 2021 all'interno del nuovo Porsche Experience Center, il più grande del mondo, realizzato dall'architetto Antonio Gioli. C'è una pista, è la pista di Franciacorta, che a distanza di tanti anni, perché l'unica gara di Carrera Cup venne disputata nel 2011 qui, ospita il quart'ultimo appuntamento del campionato più spettacolare in Italia. Ma io direi di dare subito la linea a Federica Masolin, che è con il nostro padrone di casa, Pietro Innocenti. Dici bene, Guido, ciao, sono qui con l'amministratore delegato di Porsche Italia, perché questa è una giornata veramente speciale, Pietro. Siamo al penultimo appuntamento di un campionato combattutissimo, ma l'emozione è quella di rivedere tanta gente qui e di rivederla soprattutto a casa vostra, in un luogo meraviglioso, speciale, che accoglie nel migliore dei modi possibile il concetto dell'essere porscista. Sei d'accordo? Ciao Federica, innanzitutto, e un saluto anche a chi ci segue da casa. Sì, siamo contentissimi, molto emozionati, è la prima volta che ospitiamo la Carrera Cup nel nuovissimo Porsche Experience Center, un impianto che abbiamo inaugurato solo pochi giorni fa alla presenza dei vertici della casa di Stoccarda, e che ha già battuto tantissimi record. Il Porsche Experience Center più grande al mondo, anche a detta dei nostri colleghi tedeschi, è il più bello al mondo, ed effettivamente è così, perché è una struttura molto funzionale, l'unico experience center al mondo ad avere una pista omologata per le competizioni, cosa che ci consente appunto di avere oggi qui la Carrera Cup, l'avremo anche domani, 4 gare nel weekend, sempre super combattute come da tradizione, ma soprattutto una nuova casa per tutti i porschisti italiani e non, perché arriveranno tantissimi clienti e appassionati anche dal resto dei mercati europei, ma direi che siamo fieri di poterla far vedere in questo contesto, che è quello del Porsche Festival. Finalmente siamo tornati, anche perché l'anno scorso non l'abbiamo potuto fare per il Covid, e quindi rivedere tantissime persone, tantissimi amici che hanno voglia di condividere la passione per questo marchio è fantastico. Ci sono tantissime cose da fare, come da tradizione nel Porsche Festival, e l'Experience Center ha tutto quello che serve per divertirsi con le nostre vetture: la pista, le piste di handling, a bassa aderenza, l'off-road, i kart, i simulatori, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti, oltre chiaramente a tutte quelle che sono le attrazioni del festival, che sono tantissime. Il messaggio è veramente molto bello, perché è un segno di ripartenza vera, forte, la voglia di stare insieme e di condividere una passione qui si percepisce completamente, in una struttura che strizza l'occhio anche alle tematiche ambientali, e questo secondo me è da sottolineare. Sì, abbiamo voluto puntare molto sulla sostenibilità proprio nel concetto di architettonico dell'Experience Center. Abbiamo di fatto cercato di riutilizzare delle strutture che erano già esistenti, e in più abbiamo ottenuto anche la certificazione come luogo sostenibile, con la certificazione 10121, appunto, che riguarda non solo la Carrera Cup, questa l'avevamo già ottenuta l'anno scorso, ma anche proprio tutta l'attività che si svolge qui all'Experience Center. Avremo poi anche un impianto fotovoltaico che garantirà il 30% del nostro fabbisogno energetico, tante soluzioni proprio improntate alla sostenibilità, perché siamo un'azienda che crede in questo e lo stiamo dimostrando non solo con i prodotti, ma anche con quello che facciamo con eventi come questo. La bellezza invece del campionato, lasciamo che ce la racconti la pista, con Guido Schittone e Valentina Albanese al commento, perché c'è una lotta testa a testa con chi parte in prima fila e gli avversari invece un po' attardati. Chissà che questo non sia già una gara nella quale si possa allungare. Lasciamo a voi il commento, Pietro, grazie. Grazie a voi e buon divertimento. E veniteci a trovare all'Experience Center di Franciacorta. Divertente, divertente. Buon divertimento a tutti. Ciao e buona gara. Grazie Fede. Diceva Innocente, tanti eventi all'interno di questo contenitore che è il Porsche Festival. Tra questi eventi c'è stata anche l'esibizione degli aerei della Black Shape, che è un aereo italiano di una giovanissima startup. Ecco, li vedete, è un aereo costruito in 100% in fibra di carbonio, può ricordare lo Spitfire. Nel 2013 e nel 2017 è stato eletto il miglior aereo del mondo per quanto riguarda il volo sportivo.
sportivo, ci sono due versioni, una versione da 130 cavalli e un'altra da 160 cavalli, e avete visto che due piloti di una pattuglia acrobatica che è partita dall'aeroporto di Cremona, che è abbastanza vicino in linea d'aria a Brescia, si sono esibiti con un passaggio a bastone, un altro all'apertura frontale e un altro una virata completa, ma siamo sulla griglia di partenza di gara 1 per quanto riguarda i senatori, ovvero i piloti che fanno parte dei professionisti Gold. Stamattina invece si è svolta la gara riservata alla Michelin, che ha riservato di fatto una sorpresa, perché c'è stata la seconda vittoria di seguito, ma la prima ottenuta davvero sul campo, da parte di Francesco Maria Fenici, ovvero il pilota dei centri Porsche Roma, che ha dominato dal primo all'ultimo giro davanti al debuttante Alessandro Poli e ad Alex De Giacomi, che ha guadagnato la terza posizione a seguito di una penalizzazione che è stata comminata a colui che aveva tagliato il traguardo in terza posizione, ovvero l'alto atesino Andrea Scorradina. Ma andiamo subito sulla griglia di partenza con Gaudenzio Tavoni. Sì, grazie Guido, perché siamo qui in pole position dove troviamo il Doberman che è tornato, Enrico Fulgenzi dopo il secondo posto di Imola, la vittoria di Vallelunga, qui pole position. Sì, sembra che siamo in buon spolvero, in ottima forma, la macchina sta migliorando dopo le prime difficoltà iniziali. Qui era molto importante agguantare la pole position, ci ho messo tutta la mia determinazione per fare un giro super, è stata una bella soddisfazione. Ora si pensa alla gara, è fondamentale lo scatto e la prima curva, mi auguro di poter andare subito in testa e tentare di dettare un po' il ritmo. Grazie a te Guido, perché c'è il cartello dei 3 minuti. Grazie Gaudenzio. Allora, avete sentito il Doberman Fulgenzi, che era anche l'unico che aveva gareggiato nel 2011 a Franciacorta. L'autodromo è leggermente cambiato nell'asfalto e naturalmente in quelli che sono i rivestimenti anche dei cordoli, quindi è leggermente diverso, ma la sua esperienza lo ha portato ad ottenere una grandissima pole position davanti al capo classifica del campionato, a Gianmarco Quaresmini, che è stato attardato nei giri buoni da dei concorrenti più lenti, seconda fila Simone Iaquinta, Marzio Moretti, che è stato il migliore tra i giovanissimi dello scholarship, poi Giorgio Amati, il vincitore di gara 1 di Imola, davanti ad Alberto Cerqui, poi Leonardo Caglioni, il dominatore sia di gara 2 di Imola sia di gara 1 di Vallelunga, che è in quarta fila, poi Stefano Gattuso, che è un altro dei padroni di casa perché è un pilota che vive nel bresciano, poi Giardelli e Moncini. Ma siamo pronti per farvi vedere quello che è accaduto stamattina. Vi ho detto, questa è la partenza con Poli che partiva in pole position, che è partito bene, poi tra la prima e la seconda ha avuto un'indecisione, Francesco Maria Fenici ha preso il comando mentre hanno litigato Alex De Giacomi e Andreas Corradina in partenza, si sono toccati, per questa toccata Corradina, che poi era arrivato terzo, è stato penalizzato di 5 secondi. C'è stato l'errore da parte di Marco Cassarà subito alla terza curva, il leader del campionato Michelin è rimasto attardato, poi una bella nuova consentito di arrivare in sesta posizione. È stata interessantissima la lotta tra De Giacomi e Corradina. De Giacomi ci ha provato in tutti i modi su una pista che è particolarmente lenta e che non consente molti sorpassi, non ce l'ha fatta, ma ha guadagnato poi il terzo posto a tavolino, mentre questa è la bellissima lotta che ha interposto Donzelli con Giorgi. Una volta che Giorgi lo ha passato, Donzelli si è toccato con Piccioli, ma è stato un normale incidente di gara. Per quanto riguarda la Silver in pista, questo intanto è Cassarà che supera proprio in extremis Paolo Venerosi Pesciolini per andare a conquistare dei punti importanti. Per quanto riguarda la Silver, aveva vinto Scannicchio, ma vinto perché aveva toccato la vettura di Montagnese, che è andato quindi a conquistare la vittoria. L'appuntamento è naturalmente per domani mattina la gara Michelin. Intanto mi ha raggiunto Valentina Albanese. Insomma, Porsche con tante vetture iscritte, una gara che si svolge su una pista di 2,5 km per assicurare maggiore spettacolo, maggiore sicurezza. Valentina, avete deciso per la prima volta di splittare, dividere Michelin con i professionisti che partiranno fra poco.
Assolutamente sì Guido, e questo tra l'altro ci emoziona moltissimo, perché anche qui all'autodromo di Franciacorta abbiamo ben 34 vetture iscritte alla gara. Parliamo di numeri eccezionali, frutto secondo me del bellissimo lavoro di squadra che è stato fatto in questi anni tra Porsche Italia, i team manager che sono diventati tra l'altro sempre di più, e i piloti e tutti i partner, perché non dimentichiamoci che ci hanno raggiunto anche tantissimi nuovi partner che hanno deciso di investire in questa serie e ci hanno creduto insieme a noi. I frutti si vedono, perché questa è soltanto la metà, Guido, dello schieramento della carrera capitaria di quest'anno. Ed è una gara fondamentale, perché ricordiamo che Quaresmini e Giardelli sono al comando della classifica con 150 punti, braccati da Alberto Cerqui, 143 punti, e da Leo Caglioni, che è stato l'uomo che ha totalizzato il maggior numero di punti nelle ultime quattro gare con 127. Questi sono coloro i quali potranno giocarsi fino all'ultima corsa di Monza, quella che avverrà a fine mese in ottobre, il titolo, a meno che Quaresmini o Giardelli qui non prendano il là. Chiaramente è favorito, grazie a questa posizione di partenza, il secondo posto ottenuto ieri Gianmarco Quaresmini. Però attenzione a Fulgenzi, Fulgenzi conosce la pista, Fulgenzi viene soprannominato il Doberman anche perché è difficile sempre superarlo, e Fulgenzi non farà sconti a nessuno. Dietro di lui ci sono Simone Iacquinta, Moretti, Amati e Cerqui, Caglioni, Gattuso, Giardelli e Moncini, Festante e Cazzaniga, il vincitore di Vallelunga che poi venne penalizzato, quindi primo posto andò a Fulgenzi, poi Levorato, Strignano, Tovila, Vicius, Malvestiti e infine il pilota macedone Risto Vukov. Ma ho un'informazione molto interessante, Guido, perché c'è una vettura che partirà in questa gara 1 con 4 pneumatici nuovi, pneumatici jolly, ed è proprio quella di Enrico Fulgenzi. E quindi ha un vantaggio ulteriore per andare a conquistare il punteggio pieno. Voi sapete che i punteggi cambiano tra gara 1 e gara 2, prendono sicuramente molti più punti coloro i quali si qualificano tra i primi 15 in gara 1. 3 punti intanto sono già andati a Fulgenzi per la pole position, ma Enrico è entrato in campionato 3 corse fa, quindi è tagliato fuori dai giochi per il titolo. Comunque seguiamo questa gara, sarà una gara, Valentina, molto impegnativa anche dal punto di vista fisico, della concentrazione, e soprattutto con questo campionato che si sta giocando bisognerà avere il massimo dell'attenzione per non compiere degli errori, perché qui non si passa se non commetti errori. Assolutamente sì. Adesso Guido seguiamo questa partenza che dovrebbe vedere avvantaggiato proprio per i pneumatici Enrico Fulgenzi. Sì, anche perché è a favore di traiettoria, la vedete, la prima curva è destrorsa, lui si trova all'interno, all'esterno del muretto box, quindi sono partiti, è partito benissimo Fulgenzi, c'è una vettura nelle retrovie che è rimasta praticamente bloccata, tutto regolare con Fulgenzi che è davanti al suo rivale, mi sembra proprio Simone Iacquinta, terzo è Gianmarco Quaresmini, poi Marzio Moretti, c'è la vettura di Amati che è andata ben oltre il cordolo ed è inseguita da quella di Leonardo Caglioni. Dobbiamo capire chi è che ha fatto questa digressione fuori pista, sì. Guido, era una macchina del team Ombra, non ho capito se fosse Festante o Caglioni stesso. No, secondo me era Festante che partiva dietro a Leonardo Caglioni, comunque partenza regolare, sono stati tutti molto bravi, almeno per questa prima parte. Intanto c'è un attacco sulla vettura di Daniele Cazzaniga, mentre è riuscito a recuperare il secondo posto nel caos delle prime due curve Gianmarco Quaresmini, che si è posizionato davanti a Massimo Moretti e ha perso posizione invece Simone Iacquinta, che era partito benissimo. Sì, non abbiamo avuto il favore delle immagini qui in telecronaca, ma deve essere successo qualcosa a Iacquinta tra curva 3 e curva 4, perché comunque in curva 2 era passato secondo dietro Fulgenzi, poi probabilmente ha osato troppo e Quaresmini è riuscito a riconquistare la seconda posizione e Moretti ne ha approfittato anche lui. Bravissimi, stanno concludendo il primo giro, vi ricordo gara 1, 28 minuti più un giro, con Giardelli che ha attaccato, mentre c'è una vettura che ha un problema
a un pneumatico è proprio quella di ombra, proprio quella di Aldo Festante, che non sappiamo se è un pneumatico oppure la carrozzeria, un particolare della carrozzeria che tocca un pneumatico posteriore. Il gruppo comunque è compatto con Fulgenzi, Quaresmini, Moretti, Simone Iaquinta e via via tutti gli altri, mentre con il numero 28 avete visto Amati, che è stato costretto a rallentare per lasciare il passo a colui che lo stava attaccando. Sì, Amati ha fatto tra l'altro un errore, è stato costretto a tagliare, sì, è stato costretto anche a tagliare la curva e quindi chiaramente ha perduto qualche posizione. Ma è stato molto corretto perché è rientrato in pista guardando gli specchietti, mentre Enrico Fulgenzi, approfittando anche del vantaggio di avere quattro pneumatici jolly, quindi quattro pneumatici nuovi, ha preso un leggero margine su Gianmarco Quaresmini, che è ben contento di conquistare il secondo posto, perché Giardelli invece è in crisi. Vediamo, la macchina mi sembra di Levorato, che è rimasta ferma, sì, al palo, la vettura, la seconda vettura del team Tsunami. Vedete che Simone Iaquinta ha preso il secondo posto davanti a Gianmarco Quaresmini. Poi tra curva 2 e curva 4 dovrebbe essere successo un po' di caos, e infatti vedete che Quaresmini è andato all'interno della Porsche, c'è stata intanto Aldo Festante, disgressione da parte del pilota casertano, e ha perso proprio il secondo e il terzo posto. Eh sì, qui chiaramente, Guido, già è una pista molto stretta, molto tortuosa, e alla fine se fa infilare una macchina è molto probabile che si infili anche quella dietro, e quindi è chiaro che in questo caso Iaquinta ha perso ben due posizioni. Intanto ti dico, ci sarà un'altra lotta oltre a quella per il primo posto, e sarà quella per il sesto posto, sì, perché ricordiamo che in gara 2 ci sarà l'inversione della griglia e troviamo in questo momento quinto e sesto Cerco e Caglioni, che sono due pretendenti al titolo, e secondo me due conticini se li stanno facendo. E attenzione, Guido, perché Gianmarco Quaresmini, padrone di casa, perché abita a pochi chilometri dall'autodromo di Franciacorta, ha raggiunto Enrico Fulgenzi, ma tra raggiungere e superare su una pista 2,5 km, già ieri c'erano 10 piloti in pochi decimi, sarà veramente molto molto difficile. Le immagini sono su Leonardo Caglioni, che sta compiendo una gara molto ragionata, molto intelligente per il momento, come giustamente diceva Valentina Albanese, ma è presto. Avrebbe il diritto di partire in pole position nella gara di domani, mentre questa è la livrea molto interessante della vettura di Fulgenzi, seguita da quella di Quaresmini, centri Porsche Brescia, quindi tutto in casa, e il centro Porsche Bonaldi con la sua livrea, quella che utilizza Marzio Moretti, che è attaccata, quindi siamo proprio con Moretti, che sta dimostrando di crescere gara dopo gara con Quaresmini, che ha preso un grossissimo rischio, è andato quasi a contatto con la vettura di Fulgenzi, che ha rallentato all'improvviso, e Quaresmini, per non tamponarla e non danneggiare il radiatore dell'avantreno della propria Porsche, ha dovuto alzare il piede. C'è anche un bel tappo che Simone Iaquinta sta facendo nei confronti di Alberto Cerqui, che è stato raggiunto da Leonardo Caglioni, dietro a cui c'è Stefano Gattuso, che ricordiamo quest'anno è al debutto nella carriera capitale, dopo aver ottenuto tantissimi successi nel mondo del gran turismo. Dopo quell'inchiodata, Quaresmini si è fatto naturalmente prendere da Marzio Moretti, che lo passa, ma Quaresmini si dovrebbe essere fermato, perché si è fermato, è sparito, e cosa, una ruota aperta? No, non sappiamo che cosa sia successo alla vettura di Gianmarco Quaresmini, quindi Fulgenzi secondo Marzio Moretti, poi Simone Iaquinta, Alberto Cerqui. Non vorrei che le due vetture si fossero toccate. Allora, io ho percepito un leggero tamponamento da parte di Quaresmini verso la vettura di Fulgenzi, poi magari la regia ci potrà dare supporto nel capire se effettivamente ho visto bene o no. E potrebbe essere a questo punto quello che tu hai ipotizzato, una rottura di un radiatore, perché obiettivamente non mi sembrava particolarmente compromessa la macchina di Gianmarco. Però certo, questo è un bel colpo di scena, sì, Guido. Sì, anche per il campionato, perché ricordiamo che a questo punto va a guadagnare dei punti preziosi Alessandro Giardelli, ne vanno a guadagnare anche Alberto Cerqui e Leonardo Caglioni, che però è sotto inchiesta per la toccata che c'è stata tra la sua vettura, quella del team Ombra Centri Porsche Padova, e la vettura di Giorgio Amati di partenza.
Mamma mia, veramente sono prime fasi di gara veramente da trattenere il fiato. E intanto mi sembra che il monitor dei cronometristi ci danno ragione. Giro veloce per Stefano Gattuso nella sua pista di casa. Lo abbiamo visto, Stefano porta colori del Torino. Si è dimostrato con particolare feeling con questa pista sin dalle prove libere. E ecco qui la regia ci fa vedere un contatto tra Benny Strignano e la vettura numero 27 di Federico Malvestiti del team Ghinzani. Sì. Ricordiamo Federico Malvestiti, pilota che proviene dal campionato internazionale di Formula 3, che sta crescendo gara dopo gara in questa Carrera Cup. Ma siamo tornati in presa diretta con questo elastico che c'è tra le vetture di Enrico Fulgenzi e quella di Marzio Moretti. A proposito di Moretti, siamo arrivati qui nella giornata di giovedì pomeriggio, e Marzio Moretti era proprio all'interno dell'Experience Center a fare un webinar con l'università a cui partecipa, con la facoltà. È un ragazzo straordinario. Queste sono le immagini invece che fanno vedere un contatto tra la vettura di Daniele Cazzaniga. Eh sì, e mi pareva Alessandro Giardelli. Sì, è quella di Giardelli che deve stare attento, infatti ha perso due posizioni. Alessandro deve stare attento perché è vero che Quaresmini si è fermato e dopo scopriremo che cosa è successo. Intanto bandiera bianco e nera di preavviso per Leonardo Caglioni, che probabilmente o ha superato i limiti della pista, era sotto investigazione. Intanto c'è l'attacco di Marzio Moretti, ma è all'esterno nei confronti di Enrico Fulgenzi nella curva che porta poi verso il rettifilo. Lo vedete, si è difeso molto bene Fulgenzi e Iaquinta quatto si è avvicinato ai due. Bella l'azione di Moretti, ma altrettanta bella e corretta la risposta di Enrico Fulgenzi. Assolutamente, un duello, bellissimo, da signori del motorsport. Mentre visto Caglioni ha lasciato lo spazio. Sì, sono stati Moretti, bravissimi, sì. Tutti e due, mentre Caglioni è alle prese con la vettura della Kuwait High Perform, quella di Alberto Cerqui, e dietro di loro c'è Stefano Gattuso, che è l'autore per il momento del giro più veloce. Il giro più veloce guadagna, come tutte le gare della Carrera Cup, un punto, e dietro a Gattuso c'è Giorgio Amati, scatenato, che è il pilota seguito da uno dei migliori piloti italiani della Formula 1 che ho frequentato io, ovvero Gianni Morbidelli, che salutiamo. Sì, da qui, che è qui presente, che sta soffrendo con Giorgio Amati, che si è laureato proprio alla conclusione nella prima fascia di apertura della discussione delle tesi in settembre, laurea breve per il momento, mentre c'è Cerqui che è andato a chiudere brutalmente, direi, Leonardo Caglioni. È in difficoltà il ragazzo della Kuwait High Perform, che ricordiamo sta pagando anche il fatto di non avere disputato le prove libere per un problema tecnico. Sicuramente Guido. Alberto ha rotto un particolare della sospensione anteriore, non so se destra o sinistra, e quindi è stato costretto a saltare proprio tutta la sessione di prove libere. È chiaro che questo non gli ha consentito di trovare un setup ottimale e infatti lo vediamo un po' in difficoltà. Difficoltà in cui non pare essere Simone Iaquinta, perché nella penultima tornata lo avete visto che si è ritrovato sotto Marzio Moretti, ha girato ben un secondo più veloce dei due piloti che lo precedevano. Quindi adesso un conto è arrivare vicino al paraurti posteriori della macchina che precede, un conto è poi sorpassare. Quindi adesso vedremo come sarà l'evoluzione di questa gara, perché lo ricordiamo, lo abbiamo già ricordato in occasione di gara 1 dei Michelin questa mattina, questa pista è faticosa. Attenzione, Guido, che ci riprova più o meno nello stesso punto Marzio Moretti, si leva dalla sua scia Simone Iaquinta, che va all'attacco del pilota mantovano, che però mantiene la propria traiettoria, mentre c'è Giorgio Amati che ha il suo da fare per cercare di superare Stefano Gattuso. Molto nervoso Amati, che ha fatto due o tre belle manovre ai danni del pilota del team Ombra, però centri Porsche Torino. Le immagini sono proprio su questo gruppetto che è capitato da Alberto Cerqui. Qui intanto ci sono sempre il trio formato da Fulgenzi, Moretti, Iaquinta, poi abbiamo Cerqui, Caglioni, Stefano Gattuso e Giorgio Amati, più staccato Giardelli. Non lesina sicuramente Fulgenzi l'uso dei cordoli, li prende proprio tutti, e d'altronde deve cercare
di disfarsi dalla pressione assai scomoda di Marzio Moretti, che a sua volta non è tranquillo perché si trova dietro alle spalle Simone Iaquinta, che ricordiamo è salito a podio nella Super Cup e che qui fa un doppio lavoro perché è tra i grandi protagonisti di questo Porsche Festival, perché proprio con le Super Cup del Team Dynamic porta in giro i clienti di Porsche. Ci sono tanti attacchi, c'è sicuramente l'attacco di Gattuso nei confronti di Caglioni e l'attacco di Amati nei confronti invece di Gattuso. Bellissima questa gara e devo dire tutti per il momento correttissimi, perché uno lascia lo spazio all'altro. Molto molto corretti, e questo ci rende molto orgogliosi. Questa pista è una pista molto tortuosa, è una pista stretta, e in questo momento i piloti stanno combattendo l'uno con l'altro ma lasciandosi reciprocamente spazio, quindi molto bella da vedere. Intanto dicevamo prima, Guido, che questa è forse... Oh, rischio da parte di Moretti, grande rischio, perché ha tentato una finta all'esterno per poi andare all'interno proprio in un momento in cui c'è il trasferimento di carico, e vedete che ne sta approfittando proprio Simone Iaquinta, che ha messo il muso della propria Porsche del Team Dynamic all'interno del retrotreno della vettura del Team Bonaldi gestito da Marco Bielli. Attenzione Iaquinta, che va a pressare veramente da vicino Marzio Moretti, che sta facendo i fari, ma adesso non c'è più un terzetto ma c'è un... sono in sette a lottare per il primo posto o perlomeno per il podio. Grande rischio di Iaquinta, che deve però guardarsi anche da Alberto Cerqui. È bellissimo questo gruppone compatto che è comandato da Enrico Fulgenzi, che non ha i baffi ma se li avesse sorriderebbe, perché tutto sta giocando a suo favore. Qui sta uscendo anche allo scoperto l'esperienza del Doberman, che ricordiamo è già stato campione della Carrera Cup Italia, vincendo una finalissima a suon di ruota contro ruota con Alberto Cerqui ormai tantissimi anni fa. Insomma, Guido, abbiamo 9 vetture in 3 secondi. È veramente pazzesco lo spettacolo che sta dando questa Carrera Cup Italia qui a Franciacorta. Ed è molto interessante vedere che davanti a tutti, non ce ne voglia, c'è un anziano, poi abbiamo un giovanissimo, un altro tra virgolette anziano, Cerqui anche è un anziano, poi tutti i giovani, Caglioni, Amati, Gattuso ha molta più esperienza, poi c'è il capo classifica per il momento del campionato Giardelli. Qui ci prova, o almeno esce dalla scia di Moretti, Simone Iaquinta, mentre Amati va all'esterno di Leonardo Caglioni e riesce a superare Stefano Gattuso. Quindi il vincitore di Imola 1, ovvero della prima gara di Imola, va a guadagnare una posizione. Bellissimo il sorpasso, ma dietro di loro ci sono anche Giardelli e Leonardo Moncini, che hanno recuperato tantissimo. Veramente veramente pazzesco, io sono col fiato sospeso, Guido. E poi lo ricordavamo prima, questa è una pista che mette a dura prova fisico e testa. Il fisico perché è una pista molto tortuosa, quindi guidare qui è molto più faticoso rispetto che guidare a qualsiasi altra pista più lunga e con ovviamente curve più veloci. E anche dal punto di vista psicologico, insomma, guardiamo che le vetture sono attaccate l'una all'altra, quindi un pilota non si può riposare un secondo a rischio di perdere molte posizioni. Nota di merito anche per Benny Strignano, lo vedete con la vettura, lo avete intravisto dietro proprio quella di Giardelli con la vettura numero 30, anche lui come Cerqui non ha potuto disputare le prove libere, a svolto le qualifiche come se fossero delle prove libere, proprio per conoscere una pista molto tecnica, molto difficile, che come vedete sta mettendo in crisi un pilota esperto come Enrico Fulgenzi, che sta creando un po' un tappo mostruoso. Sembra di essere nella gara del Gran Premio di Spagna vinta da Villeneuve, con un pilota che ce la mette tutta, che è quasi impossibile da superare, molto esperto, con dietro un giovane che è costretto a ragionare tanto perché deve guardarsi nello specchietto retrovisore e allo stesso tempo cercare di sfruttare ogni minima indecisione di Enrico. Veramente pazzesca in questo momento questa gara, e sono tutti lì, sono tutti attaccati. Io onestamente sono i 9 che possono lottare, ma anche Vukov sta arrivando. Assoluta, Vukov tra l'altro che ha fatto un recupero pazzesco dall'ultima posizione, certo. Guido, lo ricordiamo, Vukov pilota macedone, grazie a lui la Carrera Cup Italia. Iaquinta, scusami se ti ho, ma questa bisognerebbe avere canali separati, perché qui c'è un duello curva dopo curva. No, ma
tu fai bene a interrompermi. No, ti ho interrotto, no. Fai assolutamente. Dicevamo che grazie a Vukov, portacolori del centro Porsche Bari, lo ricordiamo, la Carrera Cup Italia venne trasmessa anche in Macedonia. Lui è molto famoso in Macedonia, è diventato un eroe nazionale. Quindi siamo molto contenti, ovviamente, che questa Carrera Cup Italia sia internazionale. Ricordiamo lui, ricordiamo Giugas Tovilavicius, portacolori del centro Lituano. Porsche Padova, esatto, per il team Ombra. E insomma, diventiamo sempre più attrattivi in un contesto internazionale. C'è un giapponese che abbiamo visto stamane nella categoria Michelin. E ricordiamo che questo ci prepara al debutto il prossimo anno della nuova vettura 992 GT3 Cup, che abbiamo qui tra l'altro nel paddock di Franciacorta proprio in esposizione, per la quale abbiamo fatto una scelta coraggiosa, come la facemmo anni fa introducendo l'ABS su questa vettura 991 di generazione 2. La scelta è di ritornare alle origini, quindi la nuova 992 GT3 Cup non avrà l'ABS. Quindi questa è una notizia che dobbiamo dare, dobbiamo condividere con tutti i nostri tifosi appassionati, perché contiamo che le gare saranno ancora più spettacolari. È una macchina estremamente professionale, ma Gaudenzio Tavoni, sei con Gianmarco Quaresmini che sarà arrabbiatissimo. Sì Guido, sono qui nel box, sconsolatissimo Gianmarco, che cosa è successo? Ah guarda, purtroppo stava venendo fuori una bellissima gara, ero secondo attaccatissimo a Enrico, ne avevo di più. Stavo cercando il punto giusto per il sorpasso, ma purtroppo all'inizio del quinto o sesto giro, fino alle prime tre curve a destra tutto a posto, nel fare il cambio di direzione a sinistra la macchina è andata completamente dritta, non c'è stato modo di tenerla e praticamente è stata una foratura lenta che mi ha costretto al ritiro. Sono già sceso a controllare la macchina, c'era la gomma anteriore destra completamente a terra. Non ho capito dove è successo perché non ho avuto contatti con nessuno e colpi forti alla macchina non ne ho presi, quindi si tratta solo di tanta sfortuna, peccato perché eravamo nel posto giusto per portare a casa tanti punti. Grazie Gianmarco, c'è grossa crisi per Simone Iaquinta che ha sbagliato una curva, ha permesso anche ad Alberto Cerqui di raggiungerlo, poi ha sbagliato ancora, abbiamo visto una sua scodata, non vorrei che avesse qualche problema anche Iaquinta a un pneumatico, guardiamo se il campione, il bicampione uscente della Carrera Cup Italia riuscirà a riprendere, si è ripreso, comunque lo avevamo visto in grande difficoltà, quindi non c'entra nulla il presunto contatto che Gianmarco Quaresmini avrebbe avuto con Enrico Fulgenzi, si è trattato di uno sciacquamento, probabilmente un cordolo preso male, d'altronde qui bisogna tagliare sia per impedire agli avversari qualsiasi mossa, sia soprattutto per cercare di sfruttare una pista estremamente stretta, Valentina. Sì, e tra l'altro sono presenti, come ormai in tutte le piste moderne, dei dissuasori per evitare che le vetture approfittino della parte di pista fuori dell'asfalto per prendere più velocità. Questi dissuasori, se presi male, possono essere molto pericolosi per i pneumatici, Guido, e per le sospensioni peraltro. Quindi potrebbe anche esserci un tema legato a un dissuasore preso in maniera scorretta. Problemi anche per Strignano, che è stato superato da Risto Vukov, che quindi va a guadagnare un'altra posizione, Fulgenzi, Moretti, Iaquinta, Alberto Cerqui e poi abbiamo Stefano Gattuso, Caglioni, Amati, Gattuso e Giardelli. Ecco qui Cerqui seguito da Leonardo Caglioni, Caglioni che però si trova alle spalle Giorgio Amati, che è riuscito ad avere la meglio qualche giro fa su Stefano Gattuso, poi Alessandro Giardelli che ha qualche metro di vantaggio sulla vettura di Leo Moncini, che al di là della sfortuna che ha avuto Valle Lunga nelle ultime corse ha sofferto davvero tanto. Protagonista sfortunato delle primissime fasi anche Aldo Festante, che è stato costretto, lo avete visto con la vettura danneggiata, a fermarsi in corsa. Davvero è una stagione no per il vincitore dello scholarship program dell'anno scorso, ragazzo simpaticissimo, ragazzo che va molto forte ma che quest'anno non riesce a concretizzare, non riesce a raccogliere i frutti dell'impegno che mette nella sua professione.
Assolutamente, particolarmente sfortunato Aldo quest'anno, Guido. A volte un po' fuori fuoco, in qualche weekend non l'abbiamo visto troppo, insomma, all'altezza del. C'è da dire che non è stato bene, è stato anche una vittima del Covid lo scorso inverno, quindi anche fisicamente ha dovuto recuperare, però poi i suoi sprazzi li ha avuti. A Vallelunga è stato un benissimo compagno di guida e di squadra di Leonardo Caglioni, perché in gara 1 gli ha coperto le spalle, molto leale, oltre a essere un ragazzo, come ripeto, simpaticissimo, fantasioso, tra i più simpatici e tra coloro i quali sono presenti in Carrera Cup Italia, anche se devo dire che sono tutti dei ragazzi d'oro, e non lo dico perché faccio le telecronache con la post Carrera Cup Italia, ma perché davvero c'è un clima nel paddock che è particolare, che è speciale. Intanto Fulgenzi continua a essere davanti, passa di minuti, ormai ne mancano circa 6 e mezzo alla conclusione di questa corsa. La sua posizione sembra, ma sembrare non vuol dire è o essere, stabilizzata, mentre sta faticando Moretti, che si ritrova attaccato sempre da questo gruppone formato da Iaquinta, Cerchi, Leo Caglioni, che deve guardarsi da Giorgio Amati, Gattuso, Giardelli, Moncini, leggermente più staccati, Vuco, Costrignano, e poi c'è Tovila Vicius, che dovrebbe essere stato superato proprio in questo momento da un Daniele Cazzaniga, che aveva avuto qualche problema nei primi giri, proprio, se ben ricordo, con una toccatina con Aldo Festante, insomma hanno litigato tra di loro. Intanto c'è una bella lotta tra Leo Caglioni e Giorgio Amati, due proprio giovanissimi dello scholarship program, e ricordiamo è la lotta per la quinta, sesta posizione, che quindi vale la pole position per gara 2 di domani, quindi è una lotta molto interessante da seguire, e sicuramente per Giorgio sarà importante. Attenzione, avete visto che Iaquinta ha sbagliato ancora, quindi ci sono dei problemi sulla vettura di Simone Iaquinta, che adesso viene, almeno c'è il tentativo di infilata da parte di quella di Alberto Cerqui, è costretto a mollare, vedi che anche in questa occasione ha perso, non vorrei che avesse un problema o a una barra o a qualcosa. Ma potrebbe anche aver finito le gomme, Guido, perché ricordiamo... Ma è già da qualche giro che guida male, non perché guidi male, adesso è andato a chiudere la porta a Leonardo Caglioni, che ha provato a superare. Insomma, questa è una pista che una guida non proprio pulitissima può portare alla distruzione delle gomme, quindi potrebbe anche essere che Simone, nella foga dei primi giri di voler comunque sorpassare prima Fulgenzi e poi comunque Moretti, possa aver chiesto un po' troppo ai propri pneumatici. Potrebbe essere, Guido. Lo sentiremo dopo la corsa, guardiamo intanto che cosa è successo tra Gianmarco Levorato e Daniele Cazzaniga, che vedete che Levorato tenta di riprendersi la posizione sul pilota milanese, anzi monzese, mentre qui c'è la bella azione di Alberto Cerqui nei confronti di Simone Iaquinta, un Simone Iaquinta che ha perso il contatto con i due che stanno lottando per la vittoria, mentre c'è Stefano Gattuso che è attaccato all'esterno da Alessandro Giardelli, che viene infilato, bravissimo, da Moncini. Stavo chiamando Moncini con il nome del papà, Emanuele, invece è Leo Moncini, perché è figlio d'arte, anche lui pilota di Brescia e che è il boccia in pratica di questa categoria. È bravo Leo, guarda, bravissimo. Lo dicevo proprio al suo babbo, che sta facendo un percorso di crescita molto molto interessante. In queste ultime gare sta venendo fuori la sua grinta, è sempre più veloce. Io credo che si stia trovando sempre più a suo agio su queste vetture GT. Allora la classifica che cambia con Fulgenzi, Moretti, Alberto Cerqui, le immagini a favore anche della televisione macedone erano tutte per la variopinta violenta quasi nella sua colorazione, vettura di Risto Vukov, con il numero 4 abbiamo proprio Leo Moncini, questo è Simone Iaquinta, che a questo punto verrà attaccato da Leonardo Caglioni, dietro cui c'è sempre la sagoma ingombrante della vettura del Team Dynamic, quella di Giorgio Amati, che ha preso un leggero margine su Stefano Gattuso, che è attaccato da Leo
Matteo Moncini. Stefano, si è ripreso la posizione sul giovanissimo pilota bresciano. Attenzione che adesso Cerqui è lì che ci vorrà provare con Marzio Moretti. Sono punti importantissimi in prospettiva campionato sia per Marzio Moretti sia per Alberto Cerqui, che possono approfittare della defiance di Gianmarco Quaresmini per riportarsi avanti in classifica. Ma io credo che infatti questo risultato di gara 1 riapra completamente i giochi, perché comunque i due capoclassifica a pari merito, Giardelli e Quaresmini, non hanno portato a casa il risultato praticamente, perché anche Giardelli insomma è nono in questo momento. Esatto. E Leo Caglioni, che comunque era quello che era più attaccato, è comunque quinto, quindi non è nelle prime tre posizioni, mentre guadagna Cerqui, che comunque era subito lì dietro. Sicuramente c'è un Marzio Moretti che, se dovesse far bene anche domani, potrebbe anche lui bussare alla porta delle prime posizioni di classifica. Ricordiamo uno dei vincitori delle tante gare che ci sono state in Carrera Cup quest'anno. Guardiamo che cosa succede alla staccata di quella che in realtà è l'ultima curva. Sempre più in crisi è la vettura di Gattuso, che dovrebbe lui sì avere finito le gomme, che precipita in classifica. Vedete che adesso è attaccato anche dalla vettura di Risto Vukov alla staccata della prima curva, quindi c'è una nuova classifica: Fulgenzi, Moretti, Cerqui, Iaquinta, Caglioni, Amati, Moncini, Giardelli, che guadagna una posizione, Gattuso, Vukov, Benny Strignano, poi Tovilavicius, Cazzaniga, Gianmarco Livorato, poi ritirato per il momento Festante, Quaresmini e Federico Malvestiti, che prosegue la sua striscia di sicuro non fortunata nel mondo della Carrera Cup Italia, ma avrà modo di rifarsi nella gara di domani. Domani ci collegheremo attorno alle 12.45, 12.50 per farvi assistere a quella che sarà la terza ultima corsa della Carrera Cup Italia in questa stagione 2021, dall'autodromo di Franciacorta, che è sormontato e quasi accudito come struttura architettonica da quella magnifica costruzione che è il Porsche Experience Center, o almeno la sede centrale del Porsche Experience Center, perché ricordiamo che tutta questa struttura è di proprietà della Porsche, del Porsche Experience Center più importante e più grande al mondo. Ma abbiamo iniziato l'ultimo giro con il Doberman Enrico Fulgenzi, che se dovesse vincere otterrebbe il secondo podio più alto di una stagione che è iniziata di fatto a campionato quasi concluso, che lo ha portato a vincere a Tavolino a Vallelunga e a riconfermarsi su una pista molto tecnica, molto tortuosa, dove non solo conta andare forte, ma conta anche l'intelligenza, la strategia di gara e la pulizia di guida. Ci sta provando Marzio Moretti, ma il giovane ragazzo di Mantova, il bocconiano come lo chiamiamo, intanto c'è una chiusura da parte di Alberto Cerqui nei confronti della vettura di Iaquinta. Sono ai ferri corti proprio all'ultima curva, con Iaquinta che è andato a toccare leggermente la vettura di Cerqui, va a vincere Fulgenzi davanti a Moretti, terzo Iaquinta, quarto Cerqui, che in extremis ha perso la posizione del podio, poi Caglioni e Amati quinti e sesti, che partiranno quinti in prima fila domani, poi abbiamo Moncini, buona la sua prestazione, Giardelli, Vukov, Gattuso, Strignano, Tovilavicius, Cazzaniga, Levorato, Aldo Festante, che comunque va a prendere i punti del quindicesimo, quindi il punticino. Allora, finale di gara molto regolare per quanto riguarda Fulgenzi e Moretti, poi vorremmo rivedere quello che è successo tra Iaquinta e Alberto Cerqui, ma lì sarà il direttore di corsa che andrà a valutare l'azione. Comunque è stata una bellissima gara, un applauso a tutti quanti, perché soprattutto i giovani Caglioni, Amati, hanno duellato ma in maniera pulita, in maniera corretta, senza mai trascendere, e questo fa piacere perché giovani piloti crescono. Ricordiamo che dalla Carrera Cup Italia sono usciti alcuni dei migliori piloti italiani per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte: Matteo Cairoli, Riccardo Pera, prima di loro un pilota che ha dominato negli Stati Uniti come Alessandro Balzan, Comle Dogar, che adesso è uno dei dominatori della
mondiale Fanatec, mentre la classifica è confermata e fra breve questa struttura bellissima, che vi ricordo è stata progettata dall'architetto Antonio Gioli, che tra le altre cose è stato anche pilota, sentiremo anche le voci dei protagonisti, protagonisti corretti con Enrico Fulgenzi, l'unico pilota che aveva gareggiato nel 2011 con la Carrera Cup, erano giornate primaverili, pioveva, era stata una delle gare più difficili di quella stagione, qui si è presentato sfruttando benissimo la pista, ieri in qualifica gli erano stati annullati due tempi perché stava cercando di capire fino a dove poteva porre le ruote oltre i cordoli, poi ha ottenuto un tempo stratosferico per andare più veloce di tutti i rivali di 3 decimi, qui non era facile. Ecco il Doberman che sta uscendo vittorioso per la seconda volta nell'anno in una gara della Porsche Carrera Cup Italia, ricordiamo che Enrico da 2 anni a questa parte ha creato una propria squadra, una squadra che corre anche con le 992 nel campionato francese. Il campionato francese si è dedicato alla nuova vettura della Porsche già a partire da quest'anno, che l'anno prossimo quindi schiererà le 992, eccolo abbracciato dal papà che è arrivato ieri per seguire come sempre il figliolo, che ha messo in piedi una struttura importante e ha deciso di farla proprio nella sua città natale, ovvero a Iesi, e qui abbiamo Enrico Fulgenzi, soprannominato il Doberman, che laddove c'è da lottare, da soffrire, da vincere in apnea, riesce sempre a sfoderare delle prestazioni superlative. Ma un plauso anche a Marzio Moretti, il ragazzo che pensa più allo studio che alle corse, un ragazzo molto intelligente che gli è sempre stato dietro come un'ombra, che ci ha provato a superarlo, non ha mai però preso i rischi, che grazie a questo secondo posto rientra in lizza per il campionato. Ma siamo con Gaudenzio Tavoni, che dovrebbe essere proprio con il Doberman. Esatto, ormai incontenibile Enrico, seconda vittoria consecutiva. Seconda vittoria consecutiva dopo quella di Vallelunga, dopo una pole position, e, che dire, è stata durissima perché eravamo un po' in crisi con la macchina. Sono veramente felice, ci vogliamo godere il momento, il merito è della mia squadra, dei miei ragazzi, del grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, e un grazie a tutti gli amici fan che sono venuti qui al Porsche Festival a supportarci. Bene, grazie a voi studio. Grazie Gaudenzio, siamo qui, rivediamo le fasi cruciali della gara, parte benissimo, Enrico Fulgenzi c'è un po', sta fermo, resta fermo ai box Gianmarco Levorato, mentre c'è subito questa bella partenza di Simone Iaquinta che poi si tocca con Gianmarco Quaresmini, perde la posizione, il bicampione, c'è caos alle loro spalle, ci rimette Aldo Festante che è costretto a tagliare sull'erba, qui c'è Giorgio Amati che perde tantissime posizioni ed inizia la lotta per il primo posto che inizialmente coinvolge Fulgenzi e Quaresmini, c'è il testa coda di Federico Malvestiti, il pilota di Monza che studia al Politecnico di Milano. Qui la bella e bel sorpasso di Alberto Cerqui nei confronti di un Simone Iaquinta che in quel momento sembrava avere dei problemi, non sappiamo se di pneumatici o una barra che funzionava male. Questo è il duello finale rusticano tra Iaquinta e Alberto Cerqui, con Iaquinta che proprio in extremis riesce a recuperare un terzo posto che comunque è prezioso anche per la sua classifica di campionato. Domani, per la regola dell'inversione della griglia, Giorgio Amati avrà l'occasione, se partirà bene, di andare a conquistare la seconda vittoria nella Carrera Cup Italia dopo quella ottenuta in gara 1 a Imola. Al suo fianco ci sarà il sempre più convincente Leonardo Caglioni, che fino all'anno scorso lottava per le posizioni centrali e che dopo aver vinto la sua prima gara in carriera, come spesso accade nella carriera dei piloti, ha preso consapevolezza delle proprie potenzialità ed è sempre lì. Ha rivinto a Vallelunga, qui non ha sbagliato. Chiaramente questa è una pista dove le qualifiche sono fondamentali e quindi partire indietro ti penalizza perché non hai molte opportunità di trovare dei pertugi. In seconda fila partiranno Alberto Cerqui e Simone Iaquinta, quindi riproporranno un duello ai ferri corti
il bicampione, ovvero il campione del 2019 e del 2020, Simone Iaquinta, che è anche il pilota che è salito sul podio, ricordiamo, quest'anno in Super Cup a Zandvoort, e Alberto Cerqui, che è il vice campione del 2012 quando vinse Enrico Fulgenzi il titolo. Mentre in terza fila ci saranno Marzio Moretti, il giovane del team Bonaldi, il ragazzo che chiamiamo il Bocconiano, e naturalmente il vincitore di oggi. Seguiranno poi Moncini e Giardelli, che ha perso dei punti preziosi ma comunque resta lì ben vicino alla vetta del campionato, poi Vukov e Gattuso, Strignano e Tovilavicius, Cazzaniga e Levorato, Festante, purtroppo Quaresmini partirà in penultima fila, dietro di lui avrà solamente Federico Malvestiti, quindi una brutta botta psicologica per Gianmarco essere stato costretto al ritiro per una foratura, un deciappamento di un pneumatico. Tutto è pronto per il podio, questo è il podio dei grandi. Vi ricordo che stamattina, e abbiamo visto gli highlights che ci ha inviato in precedenza Mauro Valentinuzzi, c'è stata la gara di coloro i quali gareggiano nella Michelin Cup, gara che verrà riproposta domani, ci sarà gara 2 con partenza alle 9.15. Restate incollati agli schermi del vostro computer da questo punto di vista, perché sul sito della Carrera Cup ve la trasmetteremo. Per quanto riguarda invece la Carrera Cup dei professionisti, l'appuntamento è domani attorno alle 12.50 con il collegamento per una gara 2 che sarà realmente molto molto difficile. Ecco qui come Porsche ha sviluppato il concetto della Porsche Experience. Vedete, questa è una pista di kart, naturalmente sono kart elettrici, hanno tre possibilità di potenza. Notiamo gli applausi delle ragazze della Kuwait High Perform, e sta salendo sul podio il terzo classificato, Simone Iaquinta, il bicampione della Carrera Cup Italia edizione 2019-2020. Seconda posizione per Marzio Moretti, che è il migliore, che è stato il migliore tra coloro i quali prendono parte allo scholarship program, almeno in questa occasione, e primo posto per il Doberman Enrico Fulgenzi. Naturalmente un responsabile del team Fulgenzi riceverà il premio come squadra vincitrice di questa quart'ultima gara della Porsche Carrera Cup Italia. E Pietro Innocenti, il nostro padrone di casa, va a premiare Simone Iaquinta. Che ritorna sul podio dopo la sfortuna di Vallelunga, e adesso il premio per Marzio Moretti. Sul gradino più alto del podio Enrico Fulgenzi. E adesso il premio per Enrico Fulgenzi. Ed ora il premio per il team EF Racing Centro Porsche Pesaro. E su queste immagini di Pietro Innocenti che premia il responsabile del team di Enrico Fulgenzi, e prima dell'inno di Mameli vi do appuntamento a domani alle 12.45 per un'infuocata gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia edizione 2021 qui dall'autodromo di Franciacorta e dal Porsche Experience Center. Arrivederci e grazie. Complimenti a tutti.
momento di immortalare questo podio. Restate sul palco per una foto. Ed è il momento delle bollicine. Foto del podio, Iaquinta.